a tutti ragazzi, qui è GTA Pro. In questo nuovo video vi mostrerò un nuovo glitch per fare soldi infiniti in GTA Online con la patch 1.33 e con la patch 1.27, ovvero su All Gen. Prima di iniziare questo video vi invito semplicemente a lasciare tanti pollici in su a questo video per supportarmi ed iscrivetevi per non perdervi i prossimi video. Ed iniziamo subito con il video. La prima cosa da fare è andare in GTA Online in una sessione pubblica e avere anche un amico che vi possa aiutare a fare questo glitch. Quindi voi ragazzi entrate in una sessione pubblica e anche il vostro amico deve entrare in una sessione pubblica, altrimenti non funzionerà. E dopodiché dovete dire al vostro amico di andare su Start, Online, Opzioni e attivare l'opzione Spettatore. Quindi da no dovrà mettere sì, in modo che noi potremo guardare il nostro amico appunto stando anche in un'altra sessione. Quindi una volta fatto ciò, il vostro amico dovrà andare su Start, Online, Attività, Gare create da Rockstar e dovrà avviare la gara precedenti penali. A questo punto il vostro amico dovrà avviare appunto la gara e dovrà raggiungere il primo checkpoint. Una volta fatto ciò, noi dovremo semplicemente andare su Start, Online, Amici e dovremo cliccare su Guarda giocatore sul nostro amico, ovvero quello che sta facendo la gara. Quindi noi ragazzi a questo punto entriamo a vedere il nostro amico come spettatori e quando praticamente vediamo il nostro amico dovremo dire appunto al nostro amico di chiudere GTA, o meglio dovrà chiudere l'applicazione di GTA, quindi non tramite Start, Online, esce da GTA, Online oppure dal telefono, ma dovrà proprio rimuovere il gioco. Quindi su PS4 basta premere il tasto centrale del joystick e premere su chiudi applicazione, poi su Xbox One penso sia uguale. Quindi una volta che il vostro amico avrà chiuso GTA, praticamente noi ci troveremo appunto a vedere il nostro amico. Dopo qualche secondo praticamente apparirà una schermata nera dove ci dirà che appunto il giocatore non c'è più e quindi ci farà tornare di nuovo in GTA Online. A questo punto ragazzi il glitch è praticamente fatto, quindi ora non ci resta che duplicare le macchine, quindi ci basterà semplicemente entrare in un garage qualsiasi che abbiamo e dovremo semplicemente avere dei veicoli di lusso, o meglio avere almeno un veicolo di lusso che vogliamo duplicare e avere all'interno del garage delle macchine che non ci servono più o comunque sia delle carni rebel. Quindi a questo punto prendiamo la macchina che vogliamo duplicare e usciamo fuori dal garage. A questo punto ragazzi, quando saremo fuori praticamente dovremo lasciare la macchina di fuori ed entrare in garage a piedi. A questo punto prendiamo la macchina che vogliamo rimuovere, o meglio nel caso mio la rebel, e la prendiamo e usciamo di fuori. Ora prendiamo la macchina che prima avevamo portato di fuori, ovvero la macchina che vogliamo duplicare, ed entriamo in garage. Praticamente ora la macchina che volevamo duplicare si è messa al posto della Karen Rebel, quindi la Karen Rebel non c'è più e al posto suo c'è la macchina duplicata. Quindi ragazzi a questo punto ci basterà semplicemente prendere di nuovo la macchina che vogliamo duplicare, uscire di fuori, scendere dalla macchina, entrare in garage a piedi, prendere di nuovo una Karen Rebel o comunque un veicolo che non ci serve più, uscire di fuori, salire nel veicolo che vogliamo duplicare e rientrare in garage, e praticamente di nuovo la macchina che volevamo rimuovere non c'è più e al posto suo c'è la macchina duplicata. Praticamente ragazzi a questo punto noi potremmo duplicare tutto il garage, potremmo duplicare tutto quanto il garage di macchine e potremmo fare la stessa cosa anche con gli altri garage. Quindi senza rifare tutto il glitch da capo potremmo tranquillamente cambiare garage e continuare a duplicare le macchine quanto vogliamo. Una volta che avremo duplicato tutte le macchine e vogliamo iniziare a vendere i veicoli, ci basterà semplicemente chiudere GTA, quindi togliamo il disco di GTA, oppure su PS4 clicchiamo su chiudi applicazione e semplicemente lo riavviamo. Una volta riavviato GTA, praticamente quando entreremo in garage ci saranno tutte le nostre macchine duplicate, quindi è veramente una cosa molto semplice da fare. Ora ci basterà semplicemente andare a vendere i veicoli uno ad uno. Vi ricordo ragazzi che con questo glitch qui avremo bypass, quindi potremo vendere i veicoli uno dopo l'altro senza aspettare nulla. E i veicoli ragazzi avranno il loro valore pieno, quindi potremo guadagnare ben 600-700 mila dollari per ogni veicolo che vendiamo. Quindi potremmo farci all'incirca 40-50 milioni se duplichiamo tutti i 5 garage che abbiamo in GTA Online. Quindi 50 milioni in un'ora è veramente una cosa epica. Spero che questo video glitch vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare tanti pollici in su a questo video per supportarmi. Fatemi capire con il like se vi interessano questi tipi di video, quindi fatemi capire il supporto ragazzi con i like. Iscrivetevi se siete nuovi per non perdervi appunto nuovi video tipo questo qui.
Seguitemi su Instagram e su Facebook, link in descrizione, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!